4 1280. Senti, lì c'hanno dei problemi con le liste, so diversi i nomi. Amici di Fanner, buona giornata dal Mancini Park Hotel. Si torna in campo per il secondo giorno consecutivo per l'Alitalia World Aviation Football Cup. In campo ci sono la 1280 e l'Alitalia Team A, è sicuramente uno dei match più attesi del gruppo A del torneo. In maglia bianca l'Alitalia Team A, mentre con il fratino giallo attacca la sinistra verso destra la 1280, reduce dalla netta vittoria del campione dell'Italia a segnare il primo gol. Pallone che si spegne largo, non di molto. Dicevamo, sono sicuramente le due squadre più in forma e più forti del torneo per quanto riguarda il gruppo A, mentre sull'altro campo sempre la formazione dell'Alitalia è una delle favorite per vincere il trofeo. Quindi chissà, si può vedere un derby in finale. Mentre procediamo con la lettura delle liste, con il numero 1 per quanto riguarda l'Alitalia Sorrentini, con il 23 Giannotti secondo portiere, con il 17 Cesarini, con il 6 Marchetti, con il 20 Blasi, con il 19 Mainella, con l'8 Russo, mentre risponde la 1280 con De Vellis tra i pali, Bianchi, Renelli, Certonei, Vaccaro, Usmani, Alessandrini e con il 9 nella partita in precedente proprio Danieli, che porta a spasso tutta la difesa avversaria, scarica per il compagno che va in mezzo sul secondo palo, ottima occasione per la 1280, il tiro è migliorato all'ultimo, resta ancora in possesso dei ragazzi con il fratino, il pallone all'interno e ancora Danieli segna il gol dell'1-0, aveva siglato 3 gol, apre lui le marcature anche nel secondo incontro.
già quindi a quota 4 gol per Giuseppe Danieli nelle due partite di questa mattina. Cronaca, nella partita precedente di Alessandro Stilozzi, il numero 9 ha realizzato ben tre reti. Partito con il piede giusto anche in questa seconda gara del gruppo A, sempre del torneo organizzato dall'Alitalia, scopo benefico, mentre chiama il pallone Alessandrini sull'out di destra, il numero 10 non riesce a controllare un pallone un po' troppo lungo, pallone che si perde in rimessa laterale. Capitan Russo cambia gioco sulla corsia di destra, dove Cesarini aggancia la sfera per correre e superare il centrocampo. Va in verticale. Mainella, il pallone filtra in mezzo, arriva Cesarini con il piattone destro, curato il tiro del numero 17, sarà il corner, il primo incontro per l'Alitalia. Team A, rimbocca il pallone del numero 17 dell'area. Angolo con Blasi, può ripartire Danieli in contropiede, ancora Danieli a tu per tu col portiere, lo mette a sedere Danieli, finta il tiro, lo effettua adesso e si divora il gol del 2-0. Il pallone in rete, ma ha messo a sedere Sorrentini, forse ha esitato un attimo di troppo. Comunque si batte l'angolo, eccolo ancora Danieli che va a cercare la porta con la testa. Russo mette giù la sfera, sbaglia l'appoggio, capisce tutto Alessandrini che ricomincia il tiro palla da dietro, si va da De Bellis, ancora Alessandrini. Mancano 4 minuti alla termine della prima gara, c'è una traversone sul palo lontano, questa volta è presa facile Sorrentini, i suoi Marchiani che va dal compagno, non riesce nella volata a andare in terza la sfera. Spinge la formazione con la forza di destra Alessandrini per entrare in modale, il pallone si fa invece con l'esterno a cercare proprio la testa di Danieli. Qui è nato il gol del vantaggio. La 12-80 sarà calcio d'angolo, il secondo in favore della formazione che ieri giocava in maglia rossa. Pallone verso Alessandrini, messo fuori ancora Alessandrini, palla che sfila centralmente. Danieli non si fa vedere questa volta all'interno dell'area di rigore, può uscire in presa facile Sorrentino. Cesarini, quasi va da Marchiani, perde il contatto col pallone. Allora Giuseppe Danieli, ancora va in uno contro uno. Alessandrini riceve la sfera sulla corsia di destra, va al tiro con il destro, botta potentissima del numero 10 e 2-0 al settimo minuto. Cambia il risultato qui al Mancini Park Hotel, 2-0 per la formazione che attacca da sinistra verso destra con il fratino giallo, che ha acquistato molti giocatori dell'Alitalia
in questa giornata, cioè il cross arriva preciso come un orologio svizzero. Cesarini, scusatemi, e sigla il gol che accorcia le distanze 2-1. Alessandrini sfila la sfera sulla corsia di destra per il numero 2 che può attaccare la profondità, va in mezzo, ancora per Danieli, ottima risposta di Sorrentini. In mezzo c'è l'autore del gol che non riceve il pallone, vuole fare tutto da solo, va con la punta e spreca una grande occasione per agguantare il pari. De Vellis va al rinvio corto con i piedi. Alessandrini larga a sinistra e riceve il pallone. Danieli chiama la sfera vicino a lui centralmente. Si va ancora però da Alessandrini, viene incontro con Burretta. Poi Danieli, Alessandrini, pallone in verticale che sfila per tutta l'area di rigore. Sorrentini ancora attento e guardingo, esce in presa sicura, fa suo il pallone, lo serve al suo numero 20, Blasi Marchiani. Una spinta, calcio di punizione per il direttore di gara in favore dell'Alitalia. A subire il contatto è stato Cesarini, l'autore dell'unico gol per i ragazzi in maglia bianca. Attacca Mainella, andrà sicuramente Fulvi con il destro, infatti è così, raso terra, forse con una deviazione, ma è comunque il gol del 2-2. Destro, raso terra di Fulvi, partita quindi che torna in equilibrio 2-2 il risultato qui al Mancini Park Hotel quando siamo al decimo minuto della prima frazione di gioco tra Alitalia A e 12.80 per la seconda partita della giornata per quanto riguarda il gruppo A. Adesso De Bellis con qualche problema rischia regalando il pallone a Cesarini che a porta vuota deve solo spingere il pallone in rete. 3-2, rimonta compiuta per l'Alitalia Team A. Ci ricorda il nostro amico Felici in regia. Mancano 120 secondi al termine della prima frazione di gara con la 12-80 che era partita benissimo, andando in vantaggio per 2-0. Ha subito la rimonta degli avversari che adesso comandano il gioco in vantaggio per 3-2. Cercoetani va con il destro in mezzo, la spizza Danieli e poi non arriva il compagno. All'ultimo secondo, pallone che termina largo. Sorrentini ha qualcosa da ridire al direttore di gara per non aver fatto in tempo a posizionare la barriera. Russo. Tocco con il petto, apertura a destra. Cesarini fa scorrere con il tacco. Russo invita a salire anche Blasi. Poi va con il destro, pallone che rimane vivo all'interno dell'area di rigore. Poi spreca tutto, Marchiani con il destro. Non ha colto l'occasione.
mentre finisce il primo tempo sul risultato di 3-2 per l'Alitalia Team A. Siamo partiti qua. Sto riprendendo. Sta per ripartire il secondo tempo mentre entra in campo con il numero 6, Marchetti. Abbandona il campo con la maglia numero 20 con l'Asi. Risultato di 3-2 in favore dell'Alitalia, che ovviamente attacca adesso da sinistra verso destra. Mentre la 12-80 in possesso del pallone attacca da destra verso sinistra rispetto ai vostri monitor in maglia bianca, coperta dal fratino giallo. Ieri la formazione giocava in maglia rossa, quest'oggi in maglia bianca come i rispettivi avversari. Pallone stoppo di Renelli con il petto, Alessandrini. Va lui in mezzo al campo, Alessandrini con il collo, Danieli prova a far filtrare una sfera che non passa per Danieli. Molto caparbio, recupera il pallone. Danieli. Spasso l'avversario, subisce il contatto. Calcio di punizione in favore della 12-80. Destra, vediamo la formazione dell'Austria che si scalda. Il traversone in mezzo è stata una deviazione, quindi 12-80 che mantiene il possesso del pallone sempre in zona offensiva per recuperare una rete. Sta andando da Frocchetta. Di destra dove Fulmi prova a saltare l'avversario, ne arrivano due, perde il pallone, ottimo in ripiegamento Alessandrini, se ne va con una Veronica regalando il pallone però ancora al Russo, si rinnova il duello Russo-Alessandrini, sempre il numero 8 con il pallone incollato tra i piedi, il pallone filtra, poi con qualche problema ancora all'estremo difensore. Il pallone che resta lì, sempre per Cesarini che prova con il pallonetto a superare l'estremo difensore. Trovato ancora Cesarini che aveva trovato la rete del vantaggio proprio su errore di Sorrentini. Di De Vellis, scusate. Bravo, ottimo numero, bravo. Passaggio sulla destra dove recupera il pallone il numero 19, che forse è un po' troppo altruista, serve un pallone al centro, Mainella, ma non trova il compagno. Siamo già dall'altra parte con Alessandrini che può guidare la transizione sulla corsia di destra, uno sguardo al centro, taglio di Danieli che riceve il pallone all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi, arriva Renelli ad aiutarlo, va Renelli con il sinistro, un gran gol del numero 6, 3-3. Ricca di gol, il conteggio dice che siamo a 6, 3 per parte, mentre rientra sul prato con la maglia numero 20 Blasi, si va a posizionare sulla corsia di destra, pallone in avanti, Cesarini fa sportellate per Renelli nell'ultimo gol. Blasi non controlla, pallone che sta in rimessa laterale. Inizia a soffiare il vento come la giornata di ieri, che ha rovinato un po' questo splendido torneo. Trucchetta, Alessandrini alza la testa, poi va ancora dal suo numero 7 che ha spazio, va a cercare sempre Danieli, il pallone lo trapassa. Cesarini può controllare, Renelli aggancia bene la sfera con il sinistro, da cui è nato il gol del pareggio. Danieli viene incontro, Trocchetta si gira, il numero 7 mette un invitante pallone al centro, facile Sorrentini.
fermo sul 3-3 qui al Mancini Park Hotel. Rimessa laterale che termina direttamente sul fondo, quindi può andare Sorrentini con il rinvio. Corto per Blasi. Mainella si deve fermare, attaccato da Alessandrini. Fulvi, mezzo al campo, va da Cesarini, preso in controtempo. Renelli. Danieli viene a prendersi il pallone sul cerchio di centrocampo, poi apre molto bene a destra, traversone in mezzo, Sorrentini in tuffo riesce ad agguantare il pallone. Blasi. Cesarini si gira, chiuso ancora da Renelli, forse il migliore in campo. Blasi invita il bomber ad andare all'interno dell'area di rigore, va a lungo con le mani. Renelli, ancora un'altra chiusura, poi prestato da Russo. Calcio d'angolo secondo il direttore di gara. Quando siamo giunti a metà della seconda frazione di gara, il calcio d'angolo è battuto fuori per Blasi, che si coordina, va con il destro debole, finisce tra i piedi di Alessandrini, che può partire in sovrapposizione. Il compagno con la maglia numero 7 va a cercare direttamente il secondo palo. Sorrentini capisce tutto. Blasi, squadre molto più allungate rispetto al primo tempo, si accusa anche un po' di stanchezza. Russo, Maiella, va Mainella ancora centralmente, poi Blasi con il sinistro, pallone che termina in alto. Ringraziamento speciale anche a Corino Valentini. Qui in regia Renelli. Alessandrini, sventaglio con il piede destro. Danieli si mette all'interno dell'area di rigore, il cross però non entra nemmeno in campo, sarà rimessa dal fondo, sempre affidata da Alessandro Sorrentini, che si alterna tra i pali per l'Italia Team A con Riccardo Gianotti, mentre Alessandrini ha una buona opportunità sul destro, si distende Sorrentini con il piede. Danieli, ancora Alessandrini per la seconda volta, e ancora due volte, seconda parata a specchio per Sorrentini. Battuto corto il calcio d'angolo, pallone sul secondo palo che termina sul fondo. Salutiamo anche Alessandro Sticozzi, coordinatore della squadra Fanner. Alessandrini, c'è Renelli largo a destra, il pallone è indirizzato proprio al numero 6 che ha trovato un gran collo. Russo, Russo aspetta la sovrapposizione di Cesarini, poi cambia lato, va sul sinistro, aspetta l'arrivo di Blasi che carica il destro, va Blasi altissimo per il suo tiro, riesce a fuori dal terreno di gioco. Due minuti e mezzo al termine della seconda partita della giornata per quanto riguarda il gruppo A, mentre hanno già concluso le prime due gare sul campo B. Si aspetta questa per iniziare la terza in contemporanea, mentre Blasi recupera la sfera. Cesarini va a sinistra ma sbaglia completamente l'appoggio. Renelli gira su se stesso, cade a terra, toccato da dietro. Ancora Renelli,
Danieli, che ha aperto le marcature in questa seconda sfida. Ancora da Renelli, ha fatto male prima da lì con il sinistro, ingresso in area di rigore di Renelli, pallone che danza sulla linea e poi va a finire tra i piedi di Blasi. Cesarini si trascina il pallone in fallo laterale, lo raccoglie Danieli con le mani. Alessandrini invoca il pallone, ancora Danieli larga a sinistra, lo riceve puntuale, poi si accentra, va con il destro, scivola il numero 9, pallone che termina in messa dal fondo. Per il direttore di gara sarà un calcio d'angolo, anche se c'è qualche protesta. Sportivamente il pallone viene restituito agli avversari, che quindi andranno con De Vellis con Sorrentini alla rimessa dal fondo. Fulvi, Blasi chiama il movimento dei suoi, Blasi, Sorrentini, taglio di Blasi che chiama il pallone, era indirizzata a lui la sfera, la raccoglie però Renelli. Danieli si gira, Alessandrini perde il pallone, poi Blasi, ancora Danieli lotta, prova con una Veronica sulla della persona che non si fa sorprendere, si tratta di Mainella. Russo, ancora Mainella. 30 secondi al termine, mentre Cesarini entra in area di rigore, va con il destro, spara addosso all'estremo difensore, pallone che resta vivo per Blasi che con il sinistro sigla il gol del 4-3 allo scadere dei tempi regolamentari. Alessandrini parte dalla battuta del calcio d'inizio, poi se ne va molto bene Danieli con un tunnel, ancora Danieli va con il piattone, salva tutto Sorrentini, poi Alessandrini si ritrova il pallone tra i piedi, Renelli sfila la sfera per Alessandrini, il pallone colpisce l'esterno del palo e finisce sul fondo. Blasi si chiude l'incontro, termina 4-3 in favore dell'Alitalia Team A contro la 12-80.